esordio alle porte, quali le sensazioni? Sta una settimana abbastanza veloce perché siamo tornati lunedì da Lecce, quindi ci siamo subito allenati martedì pomeriggio, quindi tutto abbastanza veloce. No, sono tranquillo, come è giusto che sia, e aspetto questa partita, ma non tanto per l'aspetto personale quanto per l'aspetto della squadra, di cercare di uscire da questo momento. Cosa non sta andando? Ti chiedo anche un giudizio sul Lecce di Bollini, che tu conoscevi bene, è lo stesso Bollini che ti allenava, sono sempre quelli gli insegnamenti, quello che chiedeva la squadra? Per quanto riguarda la squadra del Messina, io penso siamo una squadra in difficoltà solo sull'aspetto dei risultati, perché comunque io penso che la reazione che c'è stata lunedì e anche le prestazioni che ci sono state, forse tranne a Matera, il resto io penso che poche squadre ci hanno messo sotto e siamo sempre stati all'altezza della situazione. Poi magari qualche episodio che da qui in avanti ci dirà un po' meglio, ci aiuterà a portare punti a casa che ci spettano, e siamo all'altezza della situazione, dobbiamo salvarci prima possibile perché ce la possiamo fare tranquillamente. Poche squadre sono state superiori a noi, da quando sono arrivato io almeno, è solo un fattore psicologico, magari qualche risultato ci potrà aiutare a uscire da questo momento e da lì in poi troveremo la strada giusta, che sono sicuro arriverà. Invece riguardo a Bollini, la squadra di Bollini, io immaginavo che era una squadra così, una squadra abbastanza cinica, poco spettacolare, ma con le idee del mister, che sono quelle, diciamo, di una squadra vincente che non fa molto possesso palla, ma fa ripartenze, verticalizzazioni, e questo è quello che insegna il mister. Lui è abbastanza, cioè molto bravo a farsi capire dai suoi giocatori, come era bravo con noi, penso sia bravo con i ragazzi del Lecce a far capire quello che vuole dalla sua squadra. Che Juve Stabia vi aspettate? Una squadra che nel 2015 ha perso un po' di terreno dalle due battistrada Salernitana e Benevento, però è pur sempre in lizza per i playoff. È una squadra forte perché la posizione che occupa in classifica parla chiaro. Che ha ottenuto pochi risultati, a noi sinceramente importa poco, perché noi vogliamo fare la partita nostra come prepara il mister, come sappiamo fare. Poi la squadra che è lo studiamo col mister, però ripeto, è una squadra forte, una squadra che verrà qui per vincere, e noi faremo altrettanto per impedirgli la vittoria. Prima volta da titolare per te, prima volta in panchina anche per il giovane La Ferrara. Sarà, ce lo descrivi un po' questo ragazzo? È arrivato più o meno lo stesso periodo che sono arrivato io, un ragazzo che ha voglia di lavorare, deve crescere, deve migliorare come tutti, d'altra parte è un ragazzo giovane e niente, deve lavorare, questo è quello che posso dire. Lo conosco pochissimo, nel senso che è qui da quando sono arrivato io, e ci siamo allenati sempre insieme, però non è che posso dire un giudizio, più che altro è che perché la partita poi fa il portiere, non gli allenamenti. È stato più difficile del previsto prendere il posto a Giuliano, hai dovuto aspettare la squalifica? Sì, queste sono cose che fanno parte del calcio, lui sta facendo bene, e quindi è normale che così, un portiere che fa bene non si cambia, quindi lui era qui da 2 anni, quindi io sono, non devo rubare il posto a nessuno, devo stare a disposizione della squadra, e in questo momento sono stato chiamato in causa, devo fare bene, e poi chiaramente è normale che uno vuole sempre giocare. Quindi non c'è rivalità, nel senso c'è rivalità sul campo, poi abbiamo un ottimo rapporto, e quindi questo è il quadro della nostra situazione. Domenica giocherai tu, al di là di quelle che saranno le decisioni del mister, le tue sensazioni quali sono? Sarà solo un episodio o poi davvero... No, per adesso è l'episodio, nel senso una squalifica ha fatto sì che io gioco domenica, altrimenti non credo che sarebbero cambiate le cose, perché non sta facendo male, quindi per adesso è l'episodio, poi sarà a me essere bravo e farmi trovare pronto domenica, magari a essere bravi insieme a tutta la squadra a fare un risultato positivo, e poi magari cercare di continuare su questa scia.
Come si rovesciano le gerarchie di un portiere? Qual è la... Con le prestazioni. Le prestazioni e i risultati della squadra, perché è normale che la prestazione personale aiuta, ma anche quella della squadra, perché comunque fare punti domenica è già una cosa positiva, al di là della mia di prestazione, che importa meno di quello che poi è il risultato che cerchiamo a tutti i costi, perché come dicevo prima, dobbiamo uscire da questa situazione e dobbiamo farlo gara per gara, punto su punto, e così, questa è la situazione, nel senso, il modo per uscire da questa situazione è il modo per ribaltare una gerarchia.